Basket Time, la casa del basket campano, con tutte le nostre storie, con il racconto di tutto quello che succede sui parquet della Campania. Partiremo con il nostro viaggio metaforico ma anche fisico. Partiamo dalla Serie A fino ad arrivare alla Serie C Gold, raccontandovi anche le grandi storie di basket. Basket Time ospiterà tanti personaggi che hanno reso anche famoso e hanno fatto appassionare tantissimi il pubblico della Campania, e noi ci piace accompagnarvi in questo grande viaggio. Però Basket Time non è Basket Time senza Leonardo Balletta. Ciao Leo. Ciao Lucio, buonasera a tutti, benvenuti. Allora, caro Leo, il nostro viaggio inizia come al solito dalla Serie A, la Serie A dove c'è la Scandone Avellino che sta provando davvero a mantenere l'ottavo posto, a cercare la qualificazione playoff, calendario duro, Avellino che è reduce dalla sconfitta con l'Olimpia Milano. Beh, diciamo che più che mantenerla alla posizione, che è un'esigenza primaria, anche migliorarla non sarebbe male. Ci sono gli ultimi 80 minuti da giocare e quindi c'è Avellino che potenzialmente con un 2 su 2 sarebbe sicura del suo playoff e potrebbe in qualche modo anche migliorare la griglia in previsione del primo turno dei playoff. Abbiamo detto che è stata una stagione lunga per gli Irpini, la strada che adesso stanno percorrendo è quella giusta, o sembra quella giusta. Anche a Milano sono usciti a testa altissima dal match con la capolista, dunque tutto fa credere che adesso Avellino sia pronta e che quindi poi sia anche pronta a diventare una mina vagante nei prossimi playoff. Eh sì, Avellino che è allenata da coach Massimo Maffezzoli, il primo dei grandi ospiti di Basket Time che voglio salutare in diretta con noi. Ciao coach, come stai? E Tutto bene, buonasera a tutti. allora coach, sei andato vicino all'impresa a Milano, Avellino davvero ce l'ha messa tutta. Quant'è il rammarico per non essere riuscita a battere la corazzata di coach Pianeggiani? Tanto perché, come dico sempre ai miei giocatori, non mi piace avere rammarico su niente. Fondamentalmente noi abbiamo avuto la nostra occasione, non siamo stati bravi a sfruttarla e loro hanno vinto meritatamente, in quanto un po' più cinici di noi. La prima domanda te la lascio a Leonardo Balletta. Coach, benvenuto. Tu hai vissuto questa stagione, eri nello staff di Coach Vucinic dall'inizio, adesso sei il capo allenatore. È stata una stagione particolare, l'abbiamo detto spesso, questa squadra è stata molto sfortunata, nei momenti importanti ha perso anche dei giocatori per infortunio, adesso li stai recuperando. C'è questa occasione, c'è l'occasione di arrivare poi al completo, magari al gran ballo dei playoff. Penso che questo sia in questo momento l'obiettivo più importante, ne va essere tutti almeno in quell'occasione lì. Sì, è sicuramente stata una stagione costellata da tanti infortuni, però quello che mi piace dire sempre alla squadra è che ogni problema porta nuove opportunità e quindi c'è chi ha avuto adesso delle opportunità che forse non avrebbe più avuto. Detto questo, il nostro obiettivo adesso è arrivarci ai playoff, poi se questo ci permetterà poi di presentarci completi, allora potremo anche divertirci ed essere, giustamente, come stavate dicendo voi, è anche una squadra difficile da affrontare, però per il momento siamo totalmente concentrati sul raggiungimento di questo obiettivo che è primario per tutti. So che è difficile fare calcoli, mancano 80 minuti alla fine di questa regular season ed è ovvio dire che con due vittorie si va ai playoff, però in questa volata finale, coach, che cosa ti aspetti dai tuoi giocatori? Qual è il messaggio che vorresti che arrivasse dritto proprio nelle loro teste? Dobbiamo alzare i minuti di qualità della nostra pallacanestro, perché anche ieri purtroppo un inizio di partita che per mille motivi posso accettare, sicuramente deficitario, ci ha visto partire sotto 13-0, ma quello che non posso accettare è il terzo quarto dove la valutazione è stata 38-4 e siccome è diventata un po' una costante della nostra squadra un approccio al terzo quarto non all'altezza. Ci stiamo lavorando tanto, ero stato molto, pensavo di essere stato molto chiaro in quello che mi aspettavo nel terzo quarto, purtroppo ancora la partita si è decisa lì perché poi chiaramente abbiamo dovuto spendere un sacco di energie per rientrare, gli episodi finali non siamo stati bravi a girarla completamente, però ecco, il messaggio per la mia squadra è che 25 minuti non sono più sufficienti, soprattutto un terzo quarto che deve essere approcciato in maniera totalmente diversa. Leonardo, le tue domande, le tue Coach, considerazioni da coach. domenica c'è Brindisi, è uno scontro diretto per certi versi. Brindisi con Sassari, probabilmente la grande rivelazione di questo girone di ritorno. La gara d'andata fu importante per voi, per il morale, per la classifica, anche in prospettiva Coppa Italia. Questa è altrettanto importante, ci sono anche tanti ex.
come la vedi? È una partita difficile. È una partita sicuramente difficile, loro arrivano da un'altra, da un'ennesima vittoria importante contro un'altra squadra rivelazione e assolutamente in salute come Trieste. Hanno vinto una partita di grandissima energia con il miglior Moraschini della stagione, ma sarebbe limitativo parlare della prestazione di Riccardo. Sicuramente sono una squadra tosta, lo sono state per tutto l'anno, è una squadra che già dalla pre-season, che concluse con 10 vinte e 0 perse, aveva mandato dei segnali di un certo tipo, e devo dire che sono sicuramente una delle più belle realtà di questa stagione. Il derby del sud è sempre una partita diversa, ovviamente, per quanto conta la rivalità tra le due società, sicuramente ci sono degli ex, però è una partita che per noi è troppo importante a prescindere da chi avremo davanti. È una partita che dobbiamo assolutamente vincere, perché come giustamente dicevate anche voi, con due vittorie siamo dentro i playoff a prescindere dai risultati delle altre, fino a quando possiamo essere noi artefici del nostro destino, è decisamente meglio che sperare nei risultati altrui. Coach, anche se è solo lunedì, proviamo un attimino a fare il punto. Tu hai in questo momento la possibilità di fare un turnover, o avresti la possibilità di fare un turnover con i tuoi stranieri, anche se in questo momento hai Caleb Green e Sealings fuori. In prospettiva delle prossime due gare, quali sono le possibilità di rivederli? Sentivo che Caleb Green potrebbe in realtà già esserci con Brindisi, insomma. Il percorso riabilitativo che si è deciso di far fare a Caleb era nell'ottica di averlo per Brindisi. Lui riatterrerà mercoledì nella giornata di mercoledì e quindi poi verrà sottoposto agli esami strumentali di controllo, e qualora il risultato fosse positivo, chiaramente con il benestare dello staff medico cercare di reinserirlo nel gruppo da giovedì. Per quanto riguarda OJ, direi che da domani è riaggregato. Da valutare la novità, che da valutare invece la situazione di Amadine Diaye, che ieri ha preso un colpo e domani verrà anche lui sottoposto a degli esami strumentali del caso. Però ripeto, non guardo a chi non c'è, guardo a chi c'è, guardo a far rendere al meglio le risorse che abbiamo, i giocatori che abbiamo. Tutti in questo momento sono coinvolti, tutti in questo momento sono desiderosi di portare il loro mattoncino, perché assolutamente una squadra viva, assolutamente siamo una squadra che sta lavorando forse anche più di quello che sarebbe normale lavorare in questo periodo dell'anno, però vogliamo esserci al gran ballo, quindi i ragazzi stanno facendo un gran lavoro. Coach, tu diciamo questa stagione di Avellino è un po' in altalena, tanti sali scendi anche dal punto di vista delle situazioni, non solo di campo e di parquet. Tu che hai così bene il polso della situazione, quali sono le tue sensazioni rispetto a questo finale di stagione? Dalla tua squadra che cosa pretendi? Pretendo il massimo, chiaramente. Pretendere forse è un verbo sbagliato, però insomma, che cosa ti aspetti, va, diciamo? No, lo pretendo proprio, nel senso che adesso quello che abbiamo lo dobbiamo dare. Si decide il nostro futuro immediato e anche un po' più prossimo, quindi mi aspetto né più né meno che nessuno risparmi niente per altre occasioni. Ripeto, il mio mantra è non voglio avere rimpianti, quindi dobbiamo dare il nostro massimo. Se poi, con grande onestà intellettuale, se poi gli avversari dimostreranno di essere più bravi di noi, avendo noi dato il massimo, gli stringeremo la mano e riconosceremo di essere stati meno bravi di loro. Ma quello che non voglio vedere è partite dove il risultato dipende molto anche da mancanze nostre. Questo non lo posso accettare, loro lo sanno, ma ripeto, al di là degli episodi, al di là del valutare perché ieri ci sia stato ancora per 3 minuti, 5 minuti del terzo quarto un calo così vistoso da metterci in difficoltà, a prescindere da questo devo dire che i ragazzi si stanno lavorando con una serietà veramente encomiabile. L'ultima per Maffezzoli la lascio a Leonardo Balletti. Coach, so che spesso gli allenatori fanno fatica a parlare di un singolo, però ho una curiosità, te la chiedo. La grande stagione, la crescita di un giocatore come Clifford Sykes, che è arrivato qui con tanta voglia di mettersi in mostra ed è diventato un protagonista di questo campionato, tu lo conosci bene, cosa ci dici di questo ragazzo? Allora, Clifford è un ragazzo d'oro, in primis. Seconda cosa, ma più importante ancora nel spiegare la sua esplosione, io lo definisco un ragazzo con una missione, cioè lui è un ragazzo che, oltre ad essere molto serio, oltre ad essere molto a pretendere molto da se stesso in ogni singolo allenamento, è un grandissimo lavoratore. Alla fine lui per tutti i 9 mesi si è sempre fermato a fare del lavoro extra,
ha sempre chiesto di fare del lavoro extra anche nei giorni liberi. È un giocatore che non si risparmia, è un giocatore che vuole migliorare, è un giocatore ambizioso, quindi ha vissuto dopo una carriera comunque importante nell'NCAA, una prima esperienza europea nella seconda Lega Turca, che l'ha visto capocannoniere, ma chiaramente non l'ha vissuto come un punto di arrivo. Questa nuova esperienza sicuramente porta altro credito al suo curriculum e sicuramente lo mette ancora di più sotto i riflettori per campionati importanti, però per la sua serietà e per quanto lui si impegna e per quanto lavoro fa anche più di molti altri, merita tutto quello che sta raccogliendo. Coach, davvero grazie e soprattutto in bocca al lupo per questo finale di stagione. Grazie. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie coach, buona serata. Grazie buona coach sera. Massimo Maffezzoli, coach della Sidica Savellino, davvero 80 minuti da vivere con il fiato sospeso e noi naturalmente come Basket Time li racconteremo. Senz'altro, senz'altro.